cammino per di giorno, viaggiando avanti e indietro. Capitò nel paese degli uomini di vetro. Era vetro di Murano, di prima qualità, soffiato a regola d'arte, dai greci e artisti, ma bastava una stretta di mano a far succedere un guaio. Cric si sentiva e subito chiamatemi il vetraio. In compenso, quegli uomini erano trasparenti. Con loro nessun pericolo di bugie e tradimenti. Potevi vedergli il cuore e scrutargli i pensieri. Quelli buoni erano bianchi, quelli cattivi neri. Per parlare tra di loro si levavano il cappello. Senza neanche aprir bocca, si leggevano nel cervello. Qualche volta lo tenevano in testa, perché una buona chiacchierata è sempre una bella festa. Gli uomini di vetro di Gianni Rodari.